Hola, ciao a tutti. Allora, un nuovo giveaway e questa volta per me ricorre l'anno su YouTube, quindi un anno è passato. Sì, perché a luglio 2010 avevo caricato il primo video, che se l'avete per caso visto era Milo che correva e io lo seguivo in bicicletta. E quindi è passato un annetto, anche se io sono utente dal 2007 qua sul tubo, però prima utente passivo mi viene da dire perché stavo in disparte, appunto seguivo un po' passivamente ciò che accadeva, i video, qualche commentino, ma niente di più. E niente, quindi un anno è passato, ho aspettato un po' a far partire questo giveaway perché pensavo in agosto la gente è via, poi non ci si trova per contattarsi, allora ho aspettato un po'. E fra l'altro ho visto che anche ad esempio Nicole, Kiss and Makeup, per le tante persone che la seguono o che comunque la conoscono un po', anche lei ha fatto i 2 anni, ad esempio in estate, anche qualcun altro in estate ha attivato il proprio canale. Comunque non mi voglio prendere troppo tempo, ho tanti bei regalini, volevo appunto ringraziarvi con tutti questi bei regalini, anche se io non faccio magari, adesso vedrete il super mega appunto maxi regalone, però preferisco perdermi via in penso una ventina di cose che volevo omaggiarvi per ringraziarvi comunque di tutti i bei, tutte le belle condivisioni, i bei commenti e le tantissime iscrizioni che sono arrivate veramente a valangate ultimamente. Mi sono veramente stupito. Quindi grazie mille e adesso procedo a farvi vedere quello che ho intenzione di regalarvi. Seguite tutto, soprattutto fino alla fine, con le ultime regoline, ultime così richieste, dopo vi dico meglio. Passo velocemente quindi a farvi vedere i prodotti che ho pensato di omaggiarvi. Come vi avevo chiesto in Facebook, spero di aver accontentato le vostre preferenze su marche e tipologie di prodotti. Quindi andiamo a vederli subito. Allora, questo è un omaggio, ad esempio, che mi avevano fatto, ovviamente Sephora. Le bande sono trasparenti, qui dentro c'è solo un foglietto di carta in questa pochette plastificata, morbida. La sua prosecuzione, diciamo, è quest'altro omaggio che mi avevano fatto, questa borsa con all'interno il sacchetto, si può richiudere ed è separabile dalla borsa. Questa. Ve ne do uno perché a me ne erano state date doppie queste cose. Poi, proseguendo con pochette, astucci, quest'estate da H&M sono usciti alcuni astuccini molto molto carini, ad esempio questo Mickey Mouse, un pochettino di soffietto, e qua i bacioccolini, molto carini, e quindi questo astuccio. Poi, vi faccio vedere. Allora, sempre H&M. Allora, questo mini kit per unghie. Ovviamente questo è nuovo, vi mostro quello aperto. Quindi all'interno trovate i separatori per dita, questa lima da tutte e due le parti e un bellissimo tronchese, non pensavo, eccolo qua, questo tronchese H&M. Dorato, non so se notate, hanno fatto veramente questo bel kit. Poi proseguiamo con, sapete, mi piacciono molto ormai gli smaltini H&M e è uscita anche la mini collezioncina estiva. Allora, ovviamente anche questi sono sigillati perché il mio toccato è aperto, invece qui troverete il sigillo. Sono tutti bei colori, a parte questo qui che è molto poco coprente, nel senso sono solo un po' di glitter e gli altri sono davvero molto belli e coprenti come li vedete. Ok, questo. Poi tra questi qua, se ci siete andati recentemente, avete visto che sono usciti questi colori qui. Ho scelto tra i 3 o 4 che c'erano, ho scelto questo rosa, vi faccio vedere meglio qua. Questo rosa bellissimo che ha dei riflessi, vediamo se si vedono, dei riflessi dorati, come vedete, ha dei glitter finissimi che gli conferiscono questa brillantezza ed è molto molto simile al Morning Rose di Chanel, perché è un rosa molto acceso, difficile da trovare. Questo qua mi sembrava bellissimo e l'ho voluto tenere da parte. Poi un'altra cosa particolare, sempre in tema smalti, è questo, che appunto adesso io vi mostro meglio qua, come vedete questo duo,
trovate viola e glitter, questi non sono già abbastanza coprenti. Simpatico questo duo. Prodotti H&M sono terminati, proseguiamo con qualcos'altro di spot. Ad esempio, nelle confezioni della Rimmel c'era l'accoppiata, due il prezzo di uno, e quindi ho pensato di darvi questa base. Quindi fortificante, senza particolari schifezze, senza formaldeide, eccetera, con calcio, cheratina e quant'altro. Quindi mi è piaciuta molto questa base rosata. Quindi vi arriva questa. Poi prodotti Kiko, ultima collezione Chic Chalet. Ho selezionato, se vi ricordate nei vari video, io vi dicevo alla fine: ho tenuto questo, ho tenuto l'altro, ed eccoli qua, appunto. Eccoli qui inseriti. Il marrone brillante, bellissimo. E questo color petrolio. Poi passiamo a altri prodotti un po' così random. Ci piacciono tanto i provenzali, quindi ho tenuto da parte questa saponetta al karité, utile per varie cose, ho visto anche per pulire i pennelli, molto bene funzionante. Vabbè, un semplicissimo gloss di quelli che produceva la OVS. Un gloss perlato, se vedete, ha questa perlescenza. Come vedete, anche questo è chiuso da tutta una pellicola. Poi, come vi avevo mostrato invece nel video Elf, vi ho tenuto da parte e avevo preso due Flawless Finish Foundation, e in più uno Sand e uno Buff come colorazione. Si legge lì sopra, quindi uno medio, uno un pochettino per chi è abbronzato, carnagione olivastro, un po' più scuro. Quindi eccoli qua chiusi. Io avevo preso i miei, quindi anche questi prodotti nuovi garantiti. Passiamo poi ad Essence, prodottini che anche qui nei vari video vi dicevo: ah, ho preso una cosa in più che metterò in un giveaway. Eccoli qua arrivati. Quindi ad esempio un eyeliner, questo qua su questa bellissima colorazione verde della I Love Berlin, poi della ballerina backstage. Avevo fatto vedere che avevo tenuto da parte questo gloss, questo qui sul corallo, ed eccolo qui arrivato. Poi U-Rock, della U-Rock, la tinta per labbra, quella un po' più scura sul color prugna, quindi la numero 2. Poi proseguiamo sempre collezione U-Rock. Avevo preso in più degli smaltini numero 3, Kings of Mints, verdino acqua. Poi il 01 Cut Off the Beige, marroncino brillante. E poi il 2 Love, Peace and Purple, che praticamente è quello identico che avevo mostrato al Paradoxal. Quindi vediamo, eccoli qua, proprio identici, e ve li avevo confrontati per bene. Quindi anche questo è vostro. Poi sempre di Essence, mi era piaciuta fra le cose poi che avevano messo in saldo, no? Fra le tantissime cose che avevano saldato appunto quando c'è stato il cambio collezione, avevo preso un po' di cosine, crema per i piedi. Quindi per combattere le screpolature estive, per risanare i piedi, non è affatto male, no? Dopo un'estate che ci si secca. Cerottini nasali, questi qua che ci piacciono molto, ma ormai non li fanno più, non si trovano più in giro. Ne avevo presi alcuni. Ultimo prodotto Essence è la crema, questa qua, Oil Free, effetto mattificante. Questa è una crema leggera per le pelli giovani alla fin fine, perché non è particolarmente idratante. E niente, buona profumazione. E ovviamente dentro la trovate sigillata, c'è sopra l'alluminio, quindi anche qui siete sicuri di una cosa integra. Ultimo prodotto, anzi sarebbe ultima marca, sarebbe Laila.
perché anche qua su Facebook, vi ricordate, fotografie ne parlavamo, dove si trovano smalti Laila? A 1,50 euro. Conviene approfittarne, addirittura 1,50 euro con rivista, insomma, ne avevo fatto un po' scorta. Quindi vi omaggio del rosso, che sarebbe il numero 40, ovviamente anche rivista, e il 16 è il grigio con i riflessi lilla. È un grigio bellissimo, brillante, luci. Passiamo a vedere velocemente le regole. Allora, prima di tutto, essere iscritti al mio canale e per questo vi chiedo una cortesia di lasciare visibile, quindi aperta, la finestra delle vostre iscrizioni nel vostro canale, così che possa casomai controllare. Seconda cosa, lasciare un solo ed unico commento sotto questo video. Ho pensato a uno solo, così che tutti abbiano la stessa probabilità di vincita e ovviamente si viene estratti con random.org e video dedicato all'estrazione stessa. Poi una cosa facoltativa che mi farebbe molto piacere, però, se volete passare anche di là in Facebook, vi metto il link della pagina qui sotto, così se volete condividere, come dico ultimamente, se volete condividere qualcosa, se ci possiamo trovare più velocemente consigli e news. Appunto, potete cliccare mi piace e mi fa molto piacere. E chiudiamo questo giveaway allora la mezzanotte tra il 16 e il 17, quindi sono venerdì e sabato. E per concludere il video volevo farvi qualche mini richiesta, più che altro perché se non sapete cosa scrivere nel commento, volevo suggerire qualcosa, qualche argomentazione, perché siete liberi di scrivere ciò che volete. Però magari mi farebbe piacere se rispondete un po' a queste mie mini richieste, che adesso vi spiego meglio. Mi sono fatto anche l'appunto qua alla videocamera, la mini scaletta, e ho preso qualche prodotto per farvi qualche esempio che adesso intendo. Se questi disturbatori non disturbassero il video, allora seguite moi, lasciate perdere tutto il resto. Allora, cosa stavo dicendo? Prima di tutto volevo semplicemente dire una cosa che mi stava un po' qua. Mi capita spesso, penso che capiti a tantissime persone, credo, di ricevere, non è un commento, di ricevere il fatto iscritta, ricambi please. Insomma, ci siamo capiti, sta cosa qua. Io non lo so, sbaglierò o meno, non so, ma a me dà veramente tremendamente fastidio. Senza un saluto, senza niente, non è una frase, non è niente. Cioè, cosa vuol dire? Io mi sono iscritto, adesso tocca a te iscriverti a me. Non mi sembra che sia così che funzioni. Potete vedere che mi sono iscritto a canali di persone sconosciute, oppure anche ovviamente sono iscritto a Clio, ma non è che vado a scrivere Clio, mi sono iscritto, ricambi. Cioè, non lo so. Insomma, ci siamo capiti, io questa cosa non la sopporto, veramente. E niente, volevo dirlo da un po' che l'avevo in testa. Poi invece altra cosa che mi viene segnalata, e qua può essere di disturbo, di fastidio vostro, a volte, ma proprio raramente mi è stato detto, perché non guardi in videocamera quando parli e guardi verso sinistra e guardi verso destra e mi guardi la fiancata? Allora, a parte che io non mi vedo mai dritto qui nella videocamera. Ed è vero, comunque io non guardo come adesso, io adesso vi sto guardando così, negli occhi, sto guardando nel buco nero della videocamera, però istintivamente guardo nello schermino, così come adesso lì in fianco, per vedere un attimo l'inquadratura, quello che faccio vedere, e per non guardare proprio alla fin fine il muro o il buco nero al centro della videocamera. E allora mi sembrava fosse una cosa impercettibile, invece ditemi se magari è fattore un po' così di fastidio, di disturbo, perché qualcuno me l'ha detto. E più in generale, invece, panoramica sui video. In passato, anche vecchi video, sono quasi tentato di toglierli alcuni. Quindi ditemi se c'è qualcosa che, riguardando magari qualcosa che vi interessa, qualcosa invece che commentate negativamente, non so, il fatto che mi dilungo troppo è un fattore di, così, di fastidio, in quelli nuovi, cosa volete che mi cimenti, magari qualcosa che non ho ancora fatto, o video tag stupidi, no? Come quello del frigorifero, mi è rimasto in mente quello. Oppure ancora volete che mi descriva meglio, che vi racconti più di me, lavoro, eccetera, cosa faccio, cosa non faccio, oppure le marche, c'è qualcosa, ad esempio mi sono tirato qua alcune marche, qualcosa che volete vedere meglio di cose che non ci sono in Italia, non so, ad esempio famosi Aquacolor di Kryolan, quindi
quindi suoi prodotti che qui da noi non troviamo facilmente, come pure Laura Mercier, perché vedete questi prodotti che ci sono all'estero, ce li mostra Clio così, ma appunto si fa fatica a trovarli e un po' di cose le ho. Oppure cose luxury make-up volete guardare, perché già li avevo proposti, però sembrava non interessare. Io provo a richiedervi se vi può interessare Burberry e queste linee appunto molto molto belle, come anche Dolce Gabbana. Sono cose che mi piacciono tantissimo e provo un po' evitato, oppure ancora Bobbi Brown, eccetera eccetera, anche Il La Masca, che anche questa è molto molto carina, guai, a me piace molto. E quindi non so, vi volevo chiedere un po' in generale, commenti positivi o meno, e soprattutto per prossimi video cosa desiderate, cosa preferite. Quindi anche per questo video giveaway è tutto, e grazie per la partecipazione in anticipo e ci vediamo alla prossima. Ciao!